Ciao a tutti e bentornati sul terzo caso di Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Non ho ancora visto il titolo, non ho ancora visto il video introduttivo, quindi lo andiamo a vedere adesso insieme. E buona visione e buon caso! Father, Mr. Orson Wilde is here and I'm going to stay with Miss Alice. What? Did you forget? Orson Wilde, you know, the star of American theatre. And he's visiting and staying with us. You did forget? No, not that. I meant you wanting to stay with Miss Alice. Yes, that's right. Miss Alice suggested it. She told me you couldn't possibly refuse. Ok, abbiamo già una scelta. Ed è una scelta nella storia generale che travalica i vari casi. Miss Alice non ci piace, non piace a Sherlock, non piace a me, almeno. La figlia di Sherlock vuole andare a stare per qualche giorno da questa Miss Alice, visto che Sherlock avrà un ospite. Rifiuta con un pretesto, mostra sdegno, propone un'altra soluzione e accetta con riluttanza. Proviamo a rifiutare con un pretesto. Miss Alice has visitors at night. I don't think it would be appropriate. Oh, Mr. Holmes, just you stop that now. I think that I would know if that were the case. Guess what, Mrs. Hudson? Mr. Wilde is here to study my father's character for his next play. And he won't be disappointed, will he? Father is so pig-headed. I can't believe it. The great Sherlock Holmes standing in front of me. I'm sure that our two brains will... Brains. Che cavolo! Chi è questo mostro? Fatto di plastica! Oh Signore Santissimo! Oh! Sciarpa, segui la moda. Orgoglio americano vuole attirare l'attenzione. Orgoglio americano, sono tutti orgogliosi. Tabacco, marca inglese di tabacco. Orson Wilde, iscrizione stivali personali, specchio tascabile, vanitoso strumento d'attore, no, è vanitoso da fare schifo, basta, non vedo altri segni, vediamo se l'abbiamo beccato, ma è un mostro. È un mostro. Cioè, è un mostro. Allora, Orson Wilde non ha ancora 30 anni. Porca miseria, li porta malissimo. Ed è una stella del teatro americano giunta a Londra per studiare il ruolo di Sherlock Holmes. Probabilmente aveva già fatto delle ricerche, poiché fuma lo stesso tabacco di Holmes. Orson è un narcisista e segue la moda. Ammira il suo riflesso. La spilla sul petto indica il suo orgoglio americano. Mr. Wilde, your room. Charming. This is such a fascinating city. We need to talk. I'd rather not. You're going to be angry again. Goodbye, Mr. Wilde. Is it 5 o'clock already? I think I might go and ask Mrs. Hudson for some tea. Oh, Wilde's already making himself at home. Wilde truly has a perfect disguise kit. Do actors really need all this?
This must be grease paint. Face powder of an excellent quality. I use the same brushes for makeup. I forgot my hat. Father? I'm just checking, You've got something on your face. Is it makeup? It might be. I'm practicing my disguises. You know me. No! Don't touch that! No! No! Ah, Mrs. Hudson, with our tea. Not quite. We have a visitor. However, the lady is not so much angry as perplexed. Good day to you, gentlemen. My name is Mary Sutherland. I have come to you, Mr. Holmes, because I would give everything I have to know what has become of Mr. Hosmer Angel. Why the haste, Miss Sutherland? Mr. Hosmer Angel has disappeared, and my father, Mr. Winterbank, will do nothing. It makes me so angry. Ok. Abbiamo un nuovo caso. Vediamo un attimo. Questa signorina... Solco spesso porta gli occhiali. Spilla è appariscente e ricca, ma sarà ricca. Qui è un anello di fidanzamento, chiaramente lo scomparso. Stivali diversi, non si è accorta degli stivali. Vediamo un po' se ci sono altre cose. Proviamo a dare conferma. Vediamo se abbiamo... Oh, bene, non facciamo più delle schifezze come all'inizio. Mary Sutherland è una giovane di 25 anni, dal carattere mite. Non vede bene, non si è accorta di aver indossato stivaletti diversi. Mary è una giovane agiata. È fidanzata. Mr. Windybank is your stepfather, surely, since the name is different? Indeed, I call him father, although he is barely older than myself. And your mother is alive? Oh, yes. Although I wasn't best pleased when she married again, and so soon after father's death, and to a man so much younger than herself. What is your connection with Mr. Hosmer Angel? I met him at the gasfitter's ball. Mr. Winterbank did not wish for me and mother to attend. He never did wish us to go anywhere, but this time I was quite set on it. Fortunately, he left for France upon some business, and so didn't have any say in it. And I met Mr. Angel that night. We met again after that and would take walks together. But then father returned, and we could no longer meet. Why was your stepfather against your going anywhere? Well, he didn't like anything of that sort. He used to say that a woman should be happy in her own family circle. Did Mr. Hosmer Angel make no attempt to see you? Well, father was going off again in a week, and Hosmer wrote and said that it would be better for us not to see each other until father had gone. After that, he stopped writing. Where does Mr. Angel live? I don't know exactly. I address all of his letters to the Leadenhall Street post office for collection. Were you engaged? Oh yes, Mr. Holmes. Right after the first walk that we took. Do you have your own income? I do, from an inheritance. It was left to me by my Uncle Ned in Auckland. Then you have all that you could wish for, naturally. Well, I live at home, and don't wish to be a burden to my family, so they have the use of the money. Is there anything else that you can tell me about Mr. Angel? He is a very shy man. He would rather walk with me in the evening, so as to be discreet. I put a missing persons notice in last Saturday's Chronicle. Here's a copy. And a letter from him. Ha ha, a love letter. Yes, I see. As I anticipated, this validates my deductions perfectly. What
deductions, Mr... Mr. Wilde. Holmes. Tell her. Allora, questo simpaticone è veramente antipatico. Diamo un'occhiata a questi documenti che ha portato la signorina. Avviso pubblico, persona scomparsa. Il signore chiamato Osmer Angel è misteriosamente scomparso. Il signor Angel è alto 1,70 m, di corporatura robusta, con carnagione olivastra. Ha i capelli neri e folti, baffi e basette. È probabile che porti occhiali scuri. L'ultima volta che è stato visto, il signor Angel indossava una redingote in seta nera, un gilet nero e pantaloni grigi in Harris Street. Di lui si sa che è stato impiegato in un ufficio di Linderhall Street. Se avete qualche informazione, siete pregate di farvi avanti, ci sarà una ricompensa per chiunque aiuti a trovare questo signore. Mio caro amore, ti prego, non affliggere il tuo dolce cuore. Credi davvero che potrei dire qualcosa alla tua famiglia che non sa niente dell'amore? Ci siamo divertiti un mondo insieme quando tuo padre era in Francia. È stato breve, ma per me è abbastanza per sapere che tu sei la mia vita. Da ora voglio trascorrere ogni minuto con te, se solo fosse possibile. Ti amo moltissimo e non vedo l'ora che il tuo patrigno parta di nuovo per i suoi viaggi, così potremo incontrarci di nuovo. Osmer Angel. Non so perché, ma ho l'impressione che questo Osmer Angel sia un anagramma. Comunque mi dice di guardare una lettera d'amore scritta a macchina. Waiting for the moment when your stepfather leaves once more. Miss Sutherland only met with Hosmer Angel while the stepfather was absent. Hosmer Angel decided not to leave his signature. Good quality paper, quite smooth. Fairly common ink, nothing special. Let's study this letter more closely. La M c'ha qualcosa che non va. With typographical defects. Miss Sutherland, do you have any other letters from Mr. Angel? Unfortunately not. But I've brought my father's letter from Paris. Here it is. Cara Mary, colgo l'occasione per mandarti queste poche righe con la speranza che tu e tua madre stiate in buona salute. La Francia è un bel paese da visitare, ma come avviene comunque, ci sono furfanti che raggirano e maltrattano le loro donne. Gli uomini al giorno d'oggi sono così disonorevoli, non esitano a spezzarvi il cuore. Spero tu sia una ragazza obbediente e che ti prenda cura di tua madre. Ascolta il mio consiglio, stai a casa. Presto sarò di ritorno tuo padre. The stepfather's letter is also typewritten. È scritta a macchina, però qui c'è una firma. Miss Sutherland's stepfather's signature. Questa è la firma di Miss. I hope it'll be a good girl. Take my advice, stay at home. Stepfather is trying to keep the daughter at home. Quite common paper with a light yellow tint. Fairly common ink, nothing special. Let's study this letter more closely. There are some letters with typographical defects. Both letters have typographical defects. They merit further attention. Allora, abbiamo la M. This letter has a defect. E abbiamo la M. It's the same letter, the
Avevo intravisto la E anche. Cerchiamo un E in questa. Ci siamo divertiti in modo, in modo insieme. Era la F. Eccola! Eccola E. Another letter match with the same defect. È una F maiuscola. E una F. L'ha scritta la stessa macchina. So, based on the specific defects, we could say that these letters were composed on the same typewriter. E non ha senso. Non ha veramente senso. Allora. E questo tipo è veramente strano. What else can I tell you? Non mi vuole dire niente. Parliamo un attimo con questo. Fairly obvious, don't you, Mr. Holmes? Sentiamo cosa ci dice questo simpaticone. Non ci dice niente. Andiamo alle deduzioni e agli indizi. Ne abbiamo già diversi. Allora, carattere riservato, restare a casa, lettera del patrigno. Non gli è piaciuto. Allora, lettera del patrigno, lettera di Osmer Angel. E questa è una. Poi torniamo agli indizi. Restare a casa. Allora, carattere riservato, no. Restare a casa, stivali diversi, non ha senso. Guadagni di Mary. Viaggi di lavoro, carattere riservato, solchi. Restare a casa? Solchi e stivali diversi. Restare a casa, carattere riservato, ma l'ho già provata e non va. Restare a casa, viaggi di lavoro. Carattere riservato, viaggi di lavoro. Abbiamo già un sacco di deduzioni. Vediamo un attimo. La famiglia desidera che Mary resti nubile in modo da accedere alla sua eredità. Oppure Mary e il suo patrigno si fidano l'una dell'altro. A Mary è stato detto di restare a casa perché il suo patrigno riteneva fosse meglio per lei. Ha un sacco di soldi questa Mary. Una sola macchina da scrivere. Le lettere presentano gli stessi difetti e sono state scritte da una persona in un'unica macchina da scrivere. Diverse macchine da scrivere. Il fatto che le lettere presentino gli stessi difetti tipografici è solo una coincidenza. No, non lo è. Non può essere una coincidenza. Quindi avevo avuto il sospetto che quel nome fosse un anagramma. Adesso ho quasi la certezza che questo spasimante sia in realtà il patrigno travestito. Tra l'altro lei è miope, quindi avrebbe anche difficoltà a riconoscere un travestimento se il travestimento fosse fatto bene, soprattutto perché abitiamo nel mondo della fantasia di un videogioco e quindi un travestimento forse è sufficiente per cambiare completamente una persona. Mary non vede bene, probabilmente è miope. Opportunità. Mary ha avuto l'opportunità di socializzare a insaputa del suo patrigno. Facciamo finta di sì. E poi abbiamo questo. Strano comportamento. Per qualche motivo, Hosmer Angel incontra Mary solo quando il suo patrigno era in viaggio di lavoro. O timidezza. Il patrigno di Mary non era al corrente della sua relazione con Hosmer Angel, il quale era un uomo riservato e timido e non voleva creare problemi a Mary. Io sono convinto che siano la stessa persona, Hosmer Angel e il patrigno. Siamo già ad una deduzione. Bugiardo. Il patrigno di Mary mentiva. Non è partito per lavoro perché aveva scoperto che Mary gli disobbediva. Il patrigno di Mary è partito per lavoro dando a lei la possibilità di incontrare di nascosto Hosmer Angel. Non mi dà la possibilità di scegliere il fatto. Che patrigno e spasimante siano la stessa persona. Proviamo a vedere che succede se diciamo che è partito. Angel è un furfante. Possiamo già arrivare alle conclusioni in questo modo?
Angel è un furfante, Osmar Angel è un furfante ingaggiato dal signor Windybank per trattenere la figliastra e i suoi soldi a casa. Angel ha fatto quanto richiesto ed è scomparso. No. Partito. Questa era la scelta. Vediamo se è bugiardo. Che cosa... Esatto, io opto per il signor Windybank e Angel. Il patrigno di Mary, il signor Windybank, si è travestito e ha assunto il ruolo di Osmer Angel per trattenere la sua figliastra e i suoi soldi a casa. Allora, questa è la soluzione a cui io giungo adesso. Io non credo che il caso sia finito qui, che sarebbe veramente un po' strano. Però tra l'altro, travestimenti, e appare questo tizio che fa l'attore, chiaramente ricoperto di trucco. Non so. Beh, facciamo una cosa. Io sono abbastanza sicuro di queste deduzioni. Proviamo. Nascondi la verità. Sarebbe molto doloroso per Mary sapere la verità sull'identità di Osmer Angel. No, rivela la verità. Mary Sutherland è una giovane donna onesta e gentile a cui dovrebbe essere consentito di vivere la propria vita. Non merita di essere ingannata in questo modo. Direi che la chiudiamo qui. Sono convinto. Vediamo un po'. You should try to let Mr. Hosmer Angel vanish from your memory, as he has done from your life. Then you don't think I'll see him again? I fear not. Then what has happened to him? Your stepfather married your mother for her money, and also enjoyed the use of your income. But with your personal advantages, it was clear that you would not remain single for long, even with him keeping you at home. He disguised himself and reappeared as Mr. Hosmer Angel. He brought you as far as the church door and then conveniently slipped away. To bring you to this conclusion in such a dramatic manner that it would leave a permanent impression upon your mind. You have been cruelly tricked, Miss Sutherland. Oh, Mr. Holmes. No, I can't believe it. But we were engaged. Oh, it's horrible to think about... Thank you for all you have done, Mr. Holmes. Holmes, you could have been more diplomatic. Ok. Comunque, abbiamo risolto questo che non era il caso principale. Era un casuccio. Vediamo la cutscene che ci sarà dopo questa pausa. Perché rischiamo di perderla, come è già successo nel primo episodio. E poi ci salutiamo. What is going on? Mr. Holmes, is everything all right? Oh my god. Go back to your flat and stay there with Kate. Che dire, abbiamo risolto un mini caso, anche se questo terzo episodio non è concluso affatto, anzi non è ancora iniziato, è stato un intermezzo carino. Avevo il dubbio di fare l'errore di arrivare a conclusioni eccessive subito, però no, secondo me era giusto un intermezzo per farci prendere la mano con questo nuovo personaggio, di questo signor Wild, attore dalle dubbie capacità, tra l'altro, e dai dubbi gusti in fatto di trucco. Che cosa succede in questa indagine, in questo episodio, lo iniziamo probabilmente a vedere nel prossimo gameplay. Per il momento ci salutiamo, voglio evitare di arrivare troppo per le lunghe. Spero che il piccolo casetto della povera ragazza
truffata dal patrigno vi abbia intrattenuto, e per vedere in che cosa consiste Infamia ci diamo appuntamento al prossimo episodio su Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Grazie per avermi fatto compagnia, ci vediamo la prossima volta. A presto, ciao!